Il nuovo volante mi sta rendendo più veloce? Ragazzi, potrebbe essere. Stavo facendo un test così velocemente e sono sceso di 4 decimi. Vediamo insieme se effettivamente è così o se me lo sono sognato, ma in realtà ho fatto la prova ed è successo. Prima di andare in pista per un'esperienza sul circuito, vi chiedo come sempre un secondo del vostro tempo se volete contribuire al canale. Lasciate un mi piace e iscrivetevi. Il vostro supporto fa sempre una differenza enorme. Grazie mille. Mentre stavo testando i settings del nuovo volante, c'è un video a riguardo. Ero qui a Deep Forest. Ho detto facciamo un'esperienza sul circuito, una roba veloce di un secondo. L'ho già fatta tutta. Qui sul primo settore, adesso ho 14.075. Ero a 14.3 preciso praticamente. E al primo tentativo, ragazzi, sono sceso a 14.75. Io ci riprovo per vedere se riesco. Ovviamente andrò lungo, 3 o 4 volte, ma voglio vedere come va. Ok, primo tentativo in linea col tempo. Ci riprovo per vedere se lì sulla frenata potevo. Ho visto che ho accelerato un po' troppo presto, potevo scendere. Ovviamente facciamo anche poi gli altri settori. Ok, così, boom. Ecco, al secondo tentativo. E sono sceso di nuovo rispetto al tempo fatto. Ok, secondo tentativo record. Andiamo sul settore 2. Io sono lo stesso. È passato qualche mezzo, ovviamente, dai tentativi precedenti. Qua sono 3700 il mio record. Ah, vedete? Perché hanno poi cambiato con la patch. Quindi adesso per prendere l'oro devo fare 36.8, cosa che non ho mai fatto. Ho fatto un 3700, ragazzi, ci provo. Poi magari non è così. Quindi 3700 era il mio record. Devo scendere di oltre 3 decimi per prendere l'oro adesso. Già lì devo ovviamente fare. Qua non ci siamo, eh. Già lì ho perso tantissimo, ma devo abituarmi un attimo al tracciato, alla macchina, perché questa R8 è inguidabile per me. Ok, più lento del mio, va bene. Siamo a mezzo secondo dal tempo per prendere l'oro nuovamente, nonostante l'avessi preso in precedenza. Fin qua bene, ma lì l'ho fatta male. Partita. Ragazzi, secondo tentativo, eh? Avete visto i tempi? Sono sempre io e mi sto stupendo, onestamente, perché quanto sto passando? Ve lo giuro, non sono da 75 ore qua, altrimenti avrei tirato giù i tempi ben prima, mi sarei perso. Infatti, primo tentativo sono riuscito al primo settore, adesso faccio il video per vedere se effettivamente è così. Scendo di 5 decimi, post patch, cosa che non riuscivo a fare mai, e ho fatto diversi errori, perché fin qua ok, qua ho perso di nuovo un po'. Vedete lì, ho perso un po' sulla. E mi è anche partita, avete visto, un po' in slide, anzi magari c'è il replay, ce la vediamo un attimo per. Mi salvo anche il replay, così poi magari ci faccio una piccola analisi sopra, però guardiamola da dietro, si vede chiaramente. Si vedono i punti in cui l'ho persa. Qui tanto quanto. Ok, almeno per il mio livello. Qui ho perso tantissimo il punto di corda, di, non so, mezzo metro. Qui di nuovo un po' largo, ho sentito le gomme che hanno slittato. Di nuovo qua la perdo un po' a sinistra. Ecco. Di nuovo. Nonostante lì sia finito sull'erba,
Ragazzi, impressionante. Pensavo non fosse così e invece mi devo ricredere. Quindi ho fatto 36 e 7. Andiamo adesso al terzo settore, 28 e 4. Di nuovo vedete, il mio record è più lento. Avevo già preso l'oro, ma è più lento del nuovo record. Quindi devo scendere di almeno 118 per tornare sotto, 28 e 3. 28 e 3, ragazzi, è l'obiettivo. Qua punti in frenata, forse l'ho preso un po' troppo. Poi mi abituo, devo solo fare un paio di tentativi come pratica. Il giro, diciamo, intero sarà forse, mi sta molto stretto, che okay, il giro intero sarà forse più problematico, perché devo ragazzi, cioè, no parole, eh. Non sto facendo niente di che, sto semplicemente guidando. Sarò migliorato, sì, ma non così tanto. Qua è un giro, è un minuto. Minuto 25,8 il mio giro totale, e se lo rifaccio sono comunque sotto 1,26, che è il limite. Ragazzi, ci provo. Non assicuro niente, ma provarci, perché no? Qui ovviamente. Qua ho perso tutto. Purtroppo, mi sa. Se è così fosse, facciamo un altro giro. Lui sta stretto, cosa che di solito non faccio. Ragazzi, spengo tutto, me ne vado, perché così non va bene, cioè, impressionante. Primo tentativo, primo tentativo. Vabbè, sarà un caso, è giornata particolare. Quindi mi sono fatto la domanda, ma mi risponde da solo. Sta diventando più semplice, sta diventando più semplice. Forse anche perché mi sto divertendo un po' di più, vedo che sto migliorando, ma non tornavo qui con quest'auto, che è difficile, onestamente, non sopporto molto. Non tornavo da mesi, da quando abbiamo fatto il rank all'interno del team per stabilire i tempi di uno di noi. Sto scendendo. Se io metto mezz'ora, probabilmente qua scendo di mezzo secondo, di più probabilmente. Guardate tutti gli errori che ho commesso qua, un po' lento. Qui l'ho presa meglio della parte prima, vedete il punto di corda, lo prendo, esco lentamente. Qui, anche qua, forse mezzo metro troppo a sinistra. Accelero abbastanza bene. Vediamo sta parte. Qua sono andato un po'. Vedete, ho perso il punto di corda lì, perché ho accelerato troppo presto, quindi lui mi aveva ripreso. Qui c'è mezzo secondo solo in questo punto. Però per il resto, forse anche qualcosa nell'ultimo tornantino, che non ero. Era un vantaggio in frenata rispetto al Fantasma. Poi mi sono trovato un po' dietro perché ho accelerato di nuovo troppo presto. 150, poco dopo freno. E qua ho avuto un po' paura perché la macchina non sterzava come avrei voluto. Ragazzi, non so cosa dire, perché mi sono stupito io in prima persona di questa cosa. E andrò un po' in giro a cercare di migliorarmi a questo punto su tutte le piste. Chiudiamo il giro, vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!